E bene a tutti ragazzi, sono Girbag e sono qui oggi a portarvi un video in cui proviamo insieme a cercare di migliorare con il cecchino. Prima di partire però vi ricordo di seguirmi sul mio account Instagram, perché io, come ogni video, saluto due persone che hanno messo like o hanno iniziato a seguirmi su Instagram. Questa volta salutiamo Domenico Lannino e Bruno Di Franco, che hanno messo mi piace e iniziate a seguirmi. Raga, quali sono i consigli che posso darvi per giocare con il cecchino? Allora, raga, partiamo dal presupposto che io ero uno sniper su Black Ops 3. Se andate a vedere i vecchi video, io giocavo sempre solo col cecchino, quindi ero abbastanza forte, se così si può dire. Facevo clip, andavo per clip, giocavo solo per fare clip tutti i giorni. Purtroppo negli ultimi 2-3 anni ho smesso di giocare a COD, sono passato su Fortnite, prima a FIFA, poi Fortnite, e quindi ho smesso proprio. Queste qua sono tipo la mia terza partita col cecchino dopo tantissimo tempo, quindi sarà una bella sega, soprattutto anche perché io a Fortnite giocavo con mouse e tastiera su PlayStation, quindi capirete voi quanto io possa essere schifosamente scarso adesso. Comunque oggi cercheremo di capire quali sono i metodi che utilizzavamo noi sniper per andare a giocare col cecchino. Allora, le prime cose che potete fare, madonna, questo bel headshot io l'ho fatto. Ehi, man, le prime cose che dovete sapere sono: allora, solitamente con lo sniper si usa una sensibilità alta, perché lo sniper richiede una sensibilità alta per forza. Però agli inizi quello che vi consiglio io è: non dovete usare una sensibilità alta per forza, perché se no vi rovinate il rato in un modo assolutamente assurdo. Cioè, basta magari avere due di rato normali ad avere magari un 0,50, perché lo sniper è veramente veramente difficile da utilizzare agli inizi. Qua ti ho poco ucciso. Qua non so come non si è entrato il colpo. Comunque, magari partite, se utilizzate tipo 4 di sensibilità con le armi, magari mettete, iniziate a mettere 5 o 6. Poi pian pianino, quando prendete la mano, vi aumentate la sensibilità in modo tale poi di... Ehi, ma questo qua? Qua, t'ho poco distrutto. Grazie, amico. Poi pian pianino prendete la mano e iniziate ad aumentare la sensibilità, perché più aumentate la sensibilità alta, più siete sensibili nel movimento e più farete i quickscope e i dragscope facili. Quindi non preoccupatevi se all'inizio non riuscite a utilizzare la sensibilità alta, ma partite dalla sensibilità abbastanza bassa. Poi, le accorgenze che dovete utilizzare nel caso in cui vogliate usare un bello sniper in game sono quelle di non girare all'interno della mappa passando per il centro, perché sennò sarete bersaglio di 1500 persone e non saprete gestirvela agli inizi. Poi magari se diventate pro e vi sentite abbastanza forti da poter passare lì in mezzo, ok, fatelo. Ma agli inizi vi consiglio assolutamente di non passare per il centro delle mappe, ma fare sempre dei giri abbastanza loschi, strani, in modo tale che la distanza tra voi e l'avversario sia sempre la più alta possibile. Raga! Perché sennò faticherete veramente, veramente tanto. Poi, un altro consiglio che posso darvi è: imparate in privata a fare i quickscope. Cosa sono i quickscope? Allora, quickscope è questo, quindi una mirata veloce. Cos'è il dragscope? Dragscope è miro, sposto la mira e sparo. Sono le prime due cose che dovete imparare quando volete iniziare a diventare sniper o migliorare semplicemente con lo sniper. Sono le due cose che dovete assolutamente saper fare. Io qua ero lì che ti caricavo sperando che non uccideste me, ma uccidessi i miei amici. Questo qua come mi ha ucciso? Aiuto! E invece ha ucciso molto volentieri me. Comunque, le due cose che dovete imparare a fare sono i dragscope e i quickscope. Minchia, questo qua mi piace usare la R. In privato vi mettete 20 bot, andate su Nuketown quando uscirà, perché uscirà. Andate su Nuketown, vi mettete 20 bot a livello recluta. Mica, qua se ci sparano fanno una quadrupla figa. Ma sto cane, ma pensa a te. Poi cercate agli inizi di prendere gli sniper che più si adattano al fare kill, perché cercate all'inizio di prendere cecchini che non fanno tanti hitmarker, ad esempio l'Outlaw, ma magari il Paladin ne fa leggermente di meno, quindi vi consiglio, almeno avete la soddisfazione di uccidere qualcuno, perché già faticherete a prendere la gente se poi non killa.
non killate nemmeno nel caso in cui la prendeste, allora vi incazzereste solo e perdereste la voglia. Un altro consiglio che posso darvi è quello di non mollare appena morite un paio di volte, perché se mollate appena morite un paio di volte alla fine non imparerete mai. Poi quando fa hit marker, allora ti incazzi come una bestia. Ehi, ma sta qui, sta killozza. Raga, morite. Boom, bitch. Easy, win, easy. Quindi, ricapitolando, quali sono i consigli che posso darvi? Allora, non fate i giri per la mappa passando dal centro, perché sennò siete dei cazzo di bersagli umani che corrono e sono uccisi da qualsiasi persona. Seconda cosa, imparate a fare i quickscope e i blackscope. Terza cosa, giocate non le modalità dove ci sono i tryhard, quindi non andate su dominio o non andate su postazione, perché se andate su postazione o dominio prendete le pizze. Quindi ve lo consiglio, non andate lì, perché sennò morirete solo, vi incazzerete come delle bestie e quindi non conviene. Poi utilizzate magari lo specialista che ha la, non mi ricordo come si chiama, comunque la mina seeker, quella che c'ha le rotelline e almeno vi blocca il nemico, voi lo mirate e fate. Poi quarta cosa, non mollate appena morite un paio di volte, perché sennò siete degli stupidi bufu che non tryhardano nelle cose. Voi, se volete imparare a usare lo sniper, state lì e vi impegnate fino a quando non fate un buono score con lo sniper, finché non fate qualche clip, finché non fate qualcosa di buono con lo sniper, perché sennò per mollare a metà, piuttosto non farlo. Giochi con le armi, fai culo con le armi, ma se ti starti una cosa, la porti a termine. Quello che posso dire è usate Prophet, usate la Mina Seeker, che figa, ve li stordisce come non so cosa. Poi, quando nel caso in cui siano storditi, se non li prendete, allora regà, il problema è vostro. Cioè, regà, se non li prendete. Quinta cosa, utilizzate una sensibilità leggermente non troppo alta. Quindi, penso che per iniziare un 5/6 vada bene. Poi, se imparate a utilizzare una sensibilità abbastanza non alta, tipo un 5 o un 6, poi passate a un 7, poi pian pianino a un 8, poi pian pianino a un 9, pian pianino a 10, fino a quando non diventa un trick shotter, giocate con 14. Io qua vorrei capire come non è morto, però sa, voglio farvi vedere un bel quick. Io purtroppo il paladin ce l'ho senza accessori, perché è tipo la quarta partita che faccio con lo sniper, quindi non aspettatevi niente di che. Però proviamo a fare qualcosa di carino, va. Ah, scemo di merda. Tipo questo qua era un quick, forse leggermente dragscope, però era abbastanza veloce, quindi era considerabile un quickscope. Imparate a farli in privata. Poi una cosa che dovete imparare a fare è gestirvi gli spawn, perché con lo sniper non puoi buttarti nello spawn come un matto, a meno che tu non sia un pro. Questo era un bel quickscope, man. Bel headshot. Mina Seeker online. Bel quickscope, man. Non so se ci sia effettivamente il fuoco rapido su questo cecchino qua o sugli altri, ma se c'è, mettetelo, perché se non avete fuoco rapido e sbagliate un colpo, siete morti. Se avete il fuoco rapido, almeno scarrella leggermente veloce e quindi avete il tempo magari di sparare un secondo colpo. Per scarrellare intendo il movimento che il personaggio fa per mettere una bella collatera. Ehi, ma la torretta, oh! Il movimento che fa il player per inserire il colpo dentro l'arma. Qua avessi avuto fuoco rapido, almeno avrei avuto il tempo matematico per scarrellare e sparare un secondo colpo, ma purtroppo non ce l'ho ancora, quindi. Ah, non ho ancora capito bene come funziona il suo Tempest, perché sparo, mi sembra di colpirli, non li colpisco mai, figa. Spunta. Questo come è poco distrutto, eh. Tra l'altro è stato molto bravo.
Mi ha proprio distrutto. Ehi, man. Quanto poco distrutto io, bra. Un'altra cosa che può essere veramente utile è giocare in privato, fare i 1v1 contro i vostri amici. Vi mettete entrambi lo sniper e imparate sicuramente prima ad impararlo che andare in pubblica e farvi arare il culo. Comunque, giocare in pubblica serve per imparare, quindi non givappate ogni volta che vi uccidono, perché sennò non imparerete mai. Niente, raga, io spero che questo tutorial vi sia stato utile. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo direttamente al prossimo video.